Mani e piedi belli per tutti. Quante volte girando per le strade di Bologna abbiamo visto scritte come questa sulle vetrine dei saloni di bellezza? Il business della bellezza estetica vede una forte presenza di lavoratori e lavoratrici di origini cinesi. Un'offerta di prestazioni a prezzi più che accessibili che negli ultimi 5 anni è riuscita a espandersi, assicurandosi una clientela affezionata e variegata. A rivolgersi ai negozi di bellezza estetica made in China sono sia studentesse fuori sede sia signore avanti negli anni. Ma chi sono le persone che lavorano in questo settore? Qual è la loro storia? Come si rapportano con i clienti e che tipo di legame hanno con Bologna? Che cosa rende la cura delle unghie made in China così attrattiva? Benvenute e benvenuti a una nuova puntata del podcast del 15. Io sono Eugenio Alzetta e vi racconterò dell'uscita dell'ultimo numero di 15, il bisettimanale di cronaca realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Master in Giornalismo dell'Università di Bologna. Come vi ho anticipato prima della sigla, quello dei saloni di bellezza gestiti da persone di origini cinesi è un settore che si sta sempre più consolidando in città. Un'ulteriore prova della robustezza di questo mercato è il fatto che ha resistito alla crisi dovuta all'emergenza Covid e che è fiorito nel periodo successivo alla pandemia. Sia nel centro storico, sia fuori dalle mura e nei quartieri più periferici, è facilissimo vedere negozi con insegne come Nails, Miss Nails e Mini Nails. Ad attirare la clientela, oltre a una varietà di servizi, tra cui ricostruzione delle unghie, manicure, pedicure e massaggi, vi sono anche i prezzi, molto più bassi rispetto a quelli di altre attività. Si parte dai 12 euro per una limatura, per poi arrivare ai 40 per un massaggio. Una ricetta che ha portato a una crescita tuttora in corso. Dal 2019 al 2023, come indicano i dati forniti dalla Camera di Commercio, solo nel comune di Bologna il numero di queste attività è aumentato del 12%. A oggi vi sono 354 attività di estetica, 39 negozi in più rispetto a 5 anni fa. Questo incremento è tangibile anche nell'area metropolitana. Sempre nello stesso periodo, dal 2019 al 2023, sono stati aperti 138 negozi dedicati a questo tipo di business. Per saperne di più vi rimando all'articolo completo sul nostro magazine. Mani belle e a metà prezzo, l'invasione delle unghie made in China, di Alessandra Arini. Cambiamo pagina e parliamo di una delle aziende di maggior fama nel territorio bolognese. Il marchio Lamborghini vanta 60 anni di storia ricca di successi e soddisfazioni. Insieme alla sorella emiliana e acerrima rivale, la Ferrari, Lamborghini è un pezzo importante di quella che viene chiamata Motor Valley. Tra le due aziende c'è una sana competizione, con il cavallino che è sembrato sempre in vantaggio, ma con il toro, il simbolo della Lamborghini, che ha tenuto il passo e vorrebbe provare a effettuare il sorpasso. In attesa di riuscirci, Lamborghini ha introdotto di recente importanti novità. Una di queste è il programma che vuole convertire, entro il 2030, l'intero parco macchine in elettrico. Un piano in linea con le disposizioni green dell'Unione Europea. La volontà di dirigersi verso il full electric emerge dal nuovo modello della Revuelto. Si tratta della prima supercar ibrida plug-in della casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese. Nel nuovo modello della Revuelto, tra i pezzi forti che rendono l'automobile taurina unica in tutto il mondo, vi sono il motore V12, un motore dotato di 12 cilindri, la parte anteriore della vettura costituita da due motori elettrici e la parte posteriore contenente un motore a combustione. Ma le novità non finiscono qui. Una riguarda il reparto dipendenti. L'azienda si sta impegnando ad assumere a tempo indeterminato 500 operai e a ridurre il carico di lavoro riducendo la settimana a 4 giorni lavorativi. Non si sa se e quando avverrà il sorpasso della Ferrari, ma di sicuro la volontà e le energie ci sono. Intanto potete scoprire di più sul mondo della Lamborghini grazie al reportage che hanno realizzato per il 15 Alessandra Arini e Tommaso Corleoni. Nella fabbrica del toro in carbonio, Lamborghini sfreccia nella Motor Valley, di Alessandra Arini e Tommaso Corleoni. Antonio Sbordone è il nuovo questore di Bologna e prende il posto di Isabella Fusello. Come accennavamo poco fa,
Fusiello è stata ospite della nostra redazione e l'intervista la potete trovare nel numero del 15 uscito il 30 novembre scorso. In questo nuovo numero, invece, abbiamo intervistato il questore Sbordone. Originario di Napoli, 61 anni, Sbordone ha alle spalle già una lunga carriera, nel corso della quale ha ricoperto diversi incarichi. Il suo percorso è iniziato nel reparto mobile di Genova. Successivamente si è trasferito a Napoli, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente della Digos, per poi prestare servizio come questore in varie città italiane. In Emilia-Romagna, prima di insediarsi nel capoluogo, è stato questore di Reggio Emilia e Ferrara. Intervistato da Claudio Cucinotta, il nuovo questore sottolinea che, tra le varie forme di criminalità affrontate negli anni passati, ha dedicato particolare attenzione al fenomeno delle baby gang. Si tratta di un problema sociale, oltre che criminale, sempre più attuale, che però, stando alle sue parole, non è particolarmente diffuso a Bologna. Uno dei motivi principali di tale affermazione è il fatto che, come ha spiegato, una baby gang è un'organizzazione strutturata, i cui membri si affiliano per commettere reati. Diversamente, sottolinea Sbordone, a Bologna non viene riscontrato questo fenomeno, perché vi sono atti di intemperanza e danneggiamento senza che vi siano burattinai a capo dell'intera struttura gerarchica. I reati da contrastare maggiormente in città sono invece quelli legati allo spaccio di droga, ai furti e alle piccole rapine. A tal proposito, il questore ha criticato la tendenza a strumentalizzare politicamente alcuni episodi di illegalità. Un esempio è la manifestazione avvenuta a gennaio a seguito della chiusura di un locale nel quartiere Bolognina. In quell'occasione si è parlato di chiusura per aver sentito odore di droga, mentre, riportando le parole del questore, il locale è stato chiuso a causa dell'opposizione all'ispezione. Precisazione che, immaginiamo, non sarà sufficiente a cancellare le polemiche attorno all'episodio, da tutte le parti coinvolte. Se volete conoscere un po' da vicino il nuovo questore Sbordone, non vi resta che leggere l'intervista sul magazine. Combattiamo spaccio e furti, ma Bologna non è una città insicura, di Claudio Cucinotta. Passiamo a un altro argomento e lo facciamo allargando lo sguardo oltre Bologna. Quasi sicuramente vi ricorderete che lo scorso 6 novembre il governo di Giorgia Meloni e il premier albanese Edi Rama hanno siglato un accordo sulla gestione esternalizzata del fenomeno migratorio. Questo accordo ha suscitato perplessità e polemiche. In questi giorni si torna a parlare di Albania per il progetto di accelerarne l'ingresso in Unione Europea. Per fare fronte a uno dei problemi che affliggono l'amministrazione albanese, ovvero la burocrazia, Rama ha deciso di provare a usare l'intelligenza artificiale. Proprio di recente ha siglato un accordo con OpenAI, l'azienda americana proprietaria di ChatGPT. Si tratta di un passo importante, che vedrebbe nei prossimi mesi l'Albania come primo paese a servirsi di intelligenza artificiale per facilitare la burocrazia e soddisfare le richieste della Commissione europea. Secondo Rama, uno strumento come ChatGPT potrebbe velocizzare la traduzione nella lingua nazionale delle 280.000 disposizioni e misure legali necessarie per l'adesione. In tal modo, l'Albania potrebbe risparmiare molto economicamente, se si considerano le spese sostenute per migliaia di avvocati e traduttori. Un altro effetto positivo potrebbe essere una spinta verso la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, un tema su cui l'Unione Europea ha insistito particolarmente. Insomma, se volete farvi un'idea di chi sia questo personaggio, il consiglio è leggere l'articolo di Ilenia Magnani. Rama punta sull'intelligenza artificiale, accelera la corsa albanese verso l'UE, di Ilenia Magnani. L'artista Greta Schödel continua a sognare e creare, anche a 95 anni. Negli ultimi 60 il suo nome è emerso nel panorama artistico internazionale e ha esposto le sue opere in musei e gallerie di vari paesi, tra cui l'Australia, il Brasile, gli Stati Uniti e la Spagna. Austriaca di origine e cittadina bolognese dal 1959, Schödel è ancora poco nota in Italia e soprattutto nella città in cui vive. A rappresentare un'eccezione in tal senso è la mostra allestita dalla Fondazione del Monte in Via delle Donzelle e visitabile fino al 17 marzo. Per la prima volta un'istituzione bolognese dedica un'esposizione alla poesia della vita, a un'arte in cui le opere si animano, instaurando un'interazione continua con lo spettatore. Come mi ha detto l'artista che ho avuto la fortuna di intervistare, la sua creatività si basa su un intreccio tra parole, colori e materiali di ogni genere, dalle tele alle tavole di marmo e ai tubi di metallo. Il fine è realizzare un'opera capace di comunicare con lo spettatore, trasmettendogli sensazioni e emozioni mai provate prima.
E con questa segnalazione termina anche questa puntata del podcast per 15, ma vi ricordo che il PDF completo dell'ultimo numero è scaricabile gratuitamente dal sito di Incronaca. Il podcast del 15 è un prodotto del Master in Giornalismo dell'Università di Bologna. La musica è Semi-Funk di Kevin MacLeod, rilasciata in licenza Creative Commons CC BY 4.0.